siamo con Davide Vitelli, console di Porta Maggiore, una passione per la Quintana che nasce da lontano. Beh sì, diciamo, sono vestito la prima volta con mio padre nel 65, penso, io poi c'erano anche i miei fratelli più piccoli, siamo vestiti con babbo nel 65, lui era console di Porta Maggiore da quell'anno in poi, diciamo. Nel segno della tradizione, insomma, quindi anche di famiglia, un attaccamento che con il sestiere che ormai è viscerale. Eh sì, poi diciamo cominciando da Baggio del console, poi diciamo mi sono vestito in altri ruoli, poi alla fine quando mio padre poi se n'è andato ho ripreso il suo posto, ma diciamo ecco, poi io sono stato eletto dal popolo di Porta Maggiore, dal comitato, e sono stato eletto console diciamo nel 91, penso, qualcosa del genere. Che cosa è per Davide Vitelli la Quintana? Beh, la Quintana è, diciamo, sono tante cose, a parte la gara che comunque è sempre abbastanza vincente, il problema, diciamo, la cosa più importante comunque è che è una riunione di persone che vengono qua, vogliono stare insieme bene, cerchiamo di farle stare bene, insomma una socializzazione piuttosto che nel gioco, c'è anche questa socializzazione dalle persone, dalle famiglie, noi insomma siamo stati sempre bravi in questo. Dove non siamo bravi naturalmente nella vittoria del Palio, che non ci riusciamo proprio, mi sa che non siamo adatti probabilmente. Sono 39 anni che Porta Maggiore non riesce a vincere il Palio. Quanto pesa questa lunga astinenza? Ma fino alla Quintana di luglio non pesava, adesso dopo la Quintana di luglio pesa, perché insomma forse abbiamo fatto una delle più brutte quintane degli ultimi anni. E mo comunque un altro anno facciamo 40, dice che c'era pure una maledizione che doveva finire a 40 anni ed una dama che non era stata fatta, non so, io sinceramente non la so, ogni tanto esce fuori questa cosa che vabbè, 40 anni vinceremo, insomma, ecco, dai, anche se insomma un pensierino seppur piccolo ce lo facciamo anche a agosto. Resta il fatto che, nonostante, ecco, appunto, il sestiere di Porta Maggiore abbia vinto poco negli ultimi anni, la partecipazione del popolo nero-verde è stata sempre molto, molto sentita. Eh sì, diciamo che i sostenitori di Roedi sono splendidi come sempre, riempiono la nostra sedia, riempiono le nostre cene, siamo famosi per questo. Anche per questo, diciamo, ecco, abbiamo anche trovato il cavaliere è un bravissimo ragazzo, Mattia Zannori, che sicuramente ci darà questa soddisfazione. Adesso c'è stato questo stop, ancora non riusciamo a capire perché, ma ecco, riusciremo a trovare i motivi e poi riprendere la sua strada verso la vittoria. Qual è il ricordo più bello che ha Davide Vitelli della Quintana? Diciamo tutti i momenti in cui siamo stati insieme qui al sestiere. Se c'è uno, quello meno bello, non diciamo il brutto, ma il meno bello. La Quintana di luglio poco tempo fa. Senta, si sente di dire qualcosa al popolo di Porta Maggiore, Nero Verde, e a tutta la città? Vabbè, insomma, mi sento di dire, nella mia condizione non è che mi posso sentire di dire tante cose, perché insomma noi siamo... Purtroppo siamo gli ultimi in questo momento, siamo gli ultimi, però abbiamo un bel cavaliere, il popolo partagione spero che abbia la pazienza che ho io, e la pazienza alla fine certo finisce pure, però insomma l'importante è che il cavaliere è bravo, è giovane, i cavalli, abbiamo avuto un problema con questi cavalli, speriamo di risolverlo, e alla città diciamo speriamo di uscire da questo momento, stiamo attenti e usciamo da questo momento particolare.